saluto ancora da Armando Garosci e bentrovati a una nuova puntata di Omet TV. Omet TV, ormai lo sapete, è il progetto editoriale promosso da Omet, il leader internazionale nei sistemi di stampa per le etichette, per il packaging e per le macchine tissue converting. Su Omet TV parliamo di innovazione e di tecnologia con i nostri ospiti che ci fanno riflettere su dei temi che sono sempre ispirati alla quotidianità e hanno a che fare naturalmente con il nostro business. Guardiamo una clip che ci introduce al tema di oggi. Siamo con Andrea Briganti, amministratore delegato di Acimica. Grazie Andrea di essere con noi. Prima di entrare nel vivo proprio dei temi che voglio commentare con te, introducici all'associazione che è molto nota, ma non diamo niente per scontato. Grazie Armando, grazie Omet per questo invito, sono onorato di partecipare a questo incontro. Acinga è l'associazione che rappresenta i costruttori di tecnologie per la stampa e il converting a livello di produzione industriale, quindi non a livello di desk printing piuttosto che office printing, ma a livello di produzione industriale. Normalmente il quasi tutto è prodotto per packaging e etichette, cioè la tecnologia utilizzata per questo perché sono i trend applicativi che crescono maggiormente, che garantiscono dei ritorni a livello globale. Assolutamente, è un'industria molto florida, effettivamente. È un'industria molto florida, come quasi tutta la meccanica strumentale italiana. Noi siamo fortunati a vivere in un contesto di questo tipo, perché la meccanica strumentale sicuramente ha una grande vocazione all'export, è fortemente riconosciuta quella italiana come flessibile dalle svariate applicazioni e con delle competenze commerciali, ma anche, diciamo così, di installazione tecniche veramente elevatissime. Assolutamente. Sei qui invece in particolare in veste di esperto, perché questa tua frequentazione, particolarmente di quest'industria, ma delle sue numerose implicazioni, poi ti ha portato a riflettere sulla trasformazione dei modelli di business e, se vuoi, del mondo economico in senso lato. Tu sei l'autore di Anticipare il cambiamento, un libro che ci ha veramente molto interessato. Vuoi presentarcelo? Sì, grazie. Giustamente hai fatto, secondo me, una bellissima introduzione. Il mio osservatorio è un osservatorio privilegiato, perché ho possibilità appunto di stare a contatto con tutta una serie di realtà aziendali, di meccanica strumentale, che è un settore, diciamo così, molto legato al prodotto, che ha delle caratteristiche tecnologiche riconosciute ad elevato valore aggiunto a livello internazionale, così come ho la possibilità di collaborare con tutti gli altri settori, sia a livello verticale di filiera, sia a livello orizzontale di settori contigui. E Andrea, che cosa hai colto nella tua osservazione del mercato? Allora, sicuramente da questo punto di vista i mercati a valle, per cui i segmenti che stanno a valle, che sono sempre più vicini chiaramente al consumatore finale, hanno già fatto propri da anni a questa parte tutta una serie di dinamiche legate al brand, a appunto aspetti soft, aspetti di corporate social responsibility, aspetti di misurazione degli impatti, che ancora in ambito B2B sono poco presenti.
qualche modo è stata avviata ancora prima che nel settore B2B, nel mondo B2B, una lettura sull'identità della marca. Che cos'è la marca oggi? Di quali contenuti oggi deve beneficiare? Io assolutamente. Nell'ambito B2C questa cosa è da sempre, diciamo così, una dei challenge degli uffici marketing e anche strategici dell'azienda tutta, no? Un esempio su tutti è quello di Apple, come sappiamo, che dietro quel logotipo di quella mela mangiata ha inserito tutta una serie di valori e si comprano fondamentalmente quei valori, al di là del trend e al di là della capacità di quel smartphone, della prestazione no? Pura. In ambito B2B questa cosa non è ancora avvenuta, cioè tutto è ancora orientato alla prestazione pura, per cui alle hard skill del proprio prodotto. Su questo siamo bravissimi, ma manca tutto il resto. Potrebbe dire, vabbè, ma se io sono nella zona di comfort del mio dominio tecnologico, che mi importa di avvalermi anche di quegli altri valori? Allora, ci sono delle teorie che tu, Armando, conosci molto meglio di me, che mutuano dalle teorie dei giochi e che, come dire, in qualche modo permeano le strategie di marketing. Se tu sei un leader, e l'Italia come sistema da questo punto di vista è un leader insieme alla Germania di produzione di macchine flessografiche, rotocalco e per converting, devi essere tu in qualche modo anche un po' il first mover. Per cui, perché? Perché il mercato, come dire, si regola anche sulla base della tua capacità di innovare e di muoverti. Se già oggi intercetti la possibilità di collegare il tuo brand a tutta una serie di attività di comunicazione e identitarie, questo ti porterà a far sì di avere dei vantaggi competitivi, quindi non solo a costruire un'identità di marca, ma a muoverti sul mercato come force mover e quindi a creare le regole del gioco. È come se tu ti negassi delle leve, delle opportunità, e non c'è ragione perché tu lo faccia, semplicemente perché sei bravo a fare solo le macchine, per esempio. Perfetto, questa è una sintesi perfetta, cioè l'opportunità dell'economia circolare e degli impatti ambientali, diciamo così, e della corporate social responsibility rischia di diventare passiva e un vincolo da parte del legislatore europeo, che sta facendo molta attenzione, ed italiano di conseguenza. Invece no, deve essere un'opportunità di mercato. Questo significa anticipare il cambiamento? Questo significa anticipare il cambiamento. Perché naturalmente la normativa, la disciplina evolve, ma giocheresti di seconda intenzione, no? Evidentemente giocheresti di seconda intenzione su dei driver che non sono propriamente i tuoi, che diventano tuoi come, diciamo, opportunità, vincolo legislativo. Spiegaci meglio come effettivamente un uso più efficiente delle risorse, le risorse della natura, le risorse umane, tutto quello che in qualche modo afferisce all'impegno di civismo di impresa, possono essere trasformate davvero in leve competitive, hai usato questa parola. Assolutamente sì, assolutamente. Spiegaci, sì. Facci degli esempi. Allora, ci sono, per tornare ai vincoli di cui dicevo prima, le società con più di 250 dipendenti oggi, 500 fino a poco tempo fa, e le quotate in borsa devono dare indicazione agli investitori, alle stakeholdership esterna, diciamo al mercato allargato, di come si muovono in termini di sostenibilità. Sostenibilità consta di tre pillar: la sostenibilità ambientale, la sociale e dell'economica finanziaria. L'economica finanziaria deriva fondamentalmente dal bilancio, le altre due dalle note integrative o dal bilancio di sostenibilità. Per sostenibilità ambientale, chiaramente si deve calcolare o si deve trovare il modo di avere in qualche modo una economia circolare di produzione, tale per cui il mio carbon footprint piuttosto che footprint collegato a qualsiasi altra impronta ambientale sia neutrale o addirittura in qualche caso virtuoso. L'altra, che è quella legata alla sostenibilità sociale, sono tutti quegli aspetti legati, diciamo così, all'ambiente aziendale in termini di gestione delle risorse umane e l'ambiente sociale di riferimento. Quindi, se si presidiano questi tre pillar, chiaramente questo diventa un'opportunità di comunicazione, di posizionamento valoriale del brand, per il quale risulta anche più facile vendere il prodotto a performance tecnologica, come nell'ambito B2B di cui stiamo parlando. Anche perché poi in fondo, proprio perché ne stai parlando, non in termini estetici, non è un tema di apparire belli. Puoi farci degli esempi di quali strumenti oggi abbiamo a disposizione per considerare queste come delle opportunità che contribuiscono al processo produttivo in modo efficace? Sì, Armando, assolutamente. Nel mio libro, appunto, Anticipare il cambiamento, che ho scritto, parlo appunto di questa dinamica. La sostenibilità, sia essa ambientale che sociale che economica va da sé col bilancio,
ma le altre due sostenibilità devono essere coerenti e sistemiche e misurabili. Non c'è sostenibilità se non c'è metrica relativa alla sostenibilità. Solo attraverso la metrica e quindi la certificazione anche da enti terzi di quelle metriche per le quali io vado a valutare le mie performance in termini di efficacia e efficienza sulla sostenibilità ambientale, sulla sostenibilità sociale, io, come dire, creo comunicazione, creo posizionamento. Senza coerenza, sistematicità e metrica non c'è sostenibilità. Questo è ancora una volta anticipare il cambiamento, no? Appropriarsi di queste opportunità e non viverle e non subirle nella trasformazione. Come si integra questo fenomeno poi con la digitalizzazione che permea tutta la nostra società? Ecco, io mi muovo su questo tema proprio con una visione che in ambito, diciamo così, di saggistica, anche accademica, non si trovano correlazioni ad oggi su questo tipo di dinamica. La mia logica è quella che la digitalizzazione e quindi poi un altro processo che in qualche modo va di pari passo, che è la servitizzazione, sono due fattori abilitanti della sostenibilità. Allora, la digitalizzazione sicuramente, permettendo una sincronia del dato, rende maggiormente sincrono per l'appunto e veloce l'elaborazione di qualsiasi servizio, prodotto o anche di efficientamento produttivo che impatta inevitabilmente sull'efficienza aziendale, ma ancor di più sull'efficienza di filiera, per cui dei segmenti, delle supply chain allargate, perché l'azienda sempre di più è osmotica, è un segmento aperto e dal quale permea e offre informazioni. Ed è integrata in questo senso. Totalmente. Hai parlato di servitizzazione, che è un concetto acquisito in economia, però tutto sommato poi nella pratica poco sperimentato. Come mai, secondo te, magari ricordaci il significato, e come mai oggi ancora tutto sommato è un'opportunità non colta? Allora, sì, perché la servitizzazione significa, per quello che l'Accademia intende, significa cambiare modelli di business, quantomeno nel segmento del B2B. Servitizzazione significa spostare la voce di income dal passaggio del bene tecnologico, del bene strumentale, ai servizi, diciamo, correlati di consulenza e di, diciamo così, di post-vendita. Che l'azienda offre ai propri clienti. Questo implica tutta una serie di dinamiche organizzative, di riproposizione sul mercato e di capacità di ritorno delle informazioni che io vado sul campo a ottenere grazie alla digitalizzazione. In questo senso, servitizzazione significa spostarsi in un ambito di consulenza, migliorare l'efficienza anche del proprio cliente, offrire servizi legati all'efficienza e all'efficacia del proprio processo produttivo, e questo chiaramente ha degli impatti metrici su l'aspetto ambientale e anche sull'aspetto sociale, perché in qualche modo io integro dei processi rispettando la competenza delle persone che sono interlocutorie rispetto al mio cliente, integro dei processi organizzativi anche a livello culturale. Probabilmente questo significa spostare anche la competizione in un terreno più accidentato, e quindi le aziende che riescono a spostarsi in quell'area riescono a difendere meglio in generale la propria posizione. In assolutamente senso. Sì, perché le competenze sono quelle che permettono di capire quello che il cliente vuole e di tradurle poi fino ad oggi in una macchina, diciamo così, in un bene strumentale B2B. Ma sempre di più sulla capacità, con un trade-off tra il bene strumentale e la capacità di erogare il servizio connesso al bene strumentale. Andrea, ti interrompo un attimo, guardiamo una clip che abbiamo preparato proprio su questo argomento. Il consumatore, il cliente, ma anche l'investitore, oggi non si accontentano più della bellezza e della validità del prodotto o del servizio, ma vanno oltre, guardando all'azienda, al posizionamento del brand. Oltre ai dati finanziari, le principali leve per il posizionamento del brand aziendale oggi sono la sostenibilità, l'industria 4.0 e la servitizzazione. La strategia aziendale deve coniugare e intrecciare questi fattori, ponendo la sostenibilità non come un obbligo o un limite, ma come un obiettivo virtuoso in grado di conseguire precisi risultati. Ridurre gli sprechi, aumentare la marginalità, consolidare il rapporto con il cliente, rendere l'azienda maggiormente appetibile per gli investitori. Il concetto di servitizzazione nasce dalla necessità di aggiungere valore all'offerta del prodotto di base, per uscire dalla commoditizzazione di prodotto che vince la concorrenza solo con un prezzo più basso.
Oggi il valore del prodotto è data dall'esperienza percepita dal cliente, che è la somma di tutti i servizi che ruotano attorno al prodotto stesso. L'azienda oggi non è più un soggetto orientato alla sola marginalità, ma può cogliere nella sostenibilità un elemento di vantaggio imprescindibile. La sostenibilità di un'azienda va pianificata, attuata, misurata e comunicata in maniera corretta agli stakeholder interni, i lavoratori, agli stakeholder esterni, i consumatori, e agli shareholder, i soci e gli investitori effettivi e potenziali, per essere un valore aggiunto in grado di elevare il brand aziendale. Per la sostenibilità, l'industria 4.0 oggi è un fattore abilitante e decisivo. Grazie all'analisi continua dei dati e al loro utilizzo nella gestione di diversi processi, derivano produzioni più snelle, capacità di controllo della circolarità, ottimizzazione nell'impiego dell'energia. L'economia circolare che ne deriva è un processo virtuoso, si sviluppa in un insieme armonico di sostenibilità sociale, economica e ambientale e trova nell'industria 4.0 la sua spinta tecnologica che consente di raggiungere profitti e alti livelli di redditività. Andrea, torniamo in studio. Però hai accennato al tema delle competenze, perché poi effettivamente sembra una trasformazione in atto, ma forse la parte più complessa è proprio la testa delle persone, a cominciare dalla capacità di fare e la volontà di fare. All'interno delle aziende, quanto è faticoso il processo di assimilazione di queste nuove visioni e poi l'adozione proprio delle capacità di fare in questo terreno? Assolutamente, riprendendo spunto dall'ultima domanda prima del video, le competenze, fortunatamente noi ne abbiamo molte in termini di capacità di risoluzione dei problemi, di capacità di visione anche di qualcosa che va al di là del prodotto. Almeno nella meccanica strumentale ci sono tecnici, ci sono operatori, ci sono persone, ci sono ingegneri che hanno delle capacità che vanno un pochino al di là della mera tecnicalità. Questo va fatto emergere, va reso organico in termini di servitizzazione, quindi di condivisione con la filiera e con i propri clienti e con i propri fornitori di una visione più sostenibile. Dall'altro canto l'azienda deve avere le idee chiare a livello di management, di board management, su che cosa vuole ottenere da processi legati alla corporate social responsibility e alla sostenibilità, perché sostenibilità è cross-culturale. Sostenibilità significa impostare una strategia legata a quella con delle metriche e con dei KPI che sono ben individuati ab origine. E soprattutto che pervada tutta la cultura aziendale, no? Non basta fare l'ufficio della responsabilità sociale, corretto? Assolutamente sì, nel senso che l'ufficio della corporate social responsibility deve essere trasversale e deve sedere negli stessi ambiti in cui l'amministrazione decide le strategie d'azienda. Però la fiducia, ci sembra un po' nelle tue parole, che almeno nel nostro paese le competenze perché ci possa essere questa cultura diffusa in realtà sono premesse che esistono, si tratta di coglierle. Ecco. Noi abbiamo, secondo me, come DNA italiano, anche in ambito tecnico, una capacità di visione che altro personale tecnico al mondo, secondo me, dal mio modesto punto di vista, non ha. L'umanesimo, in qualche modo, di cui, come dire, noi siamo figli, il Rinascimento di cui noi siamo figli, ha fatto sì che ciascuno di noi, o comunque ci portiamo dietro un DNA di apertura mentale che è molto più forte di quello che noi riteniamo in rapporto ad altri sistemi e paesi. Con quali benefici poi per l'identità di marca? Come dicevamo all'inizio, l'identità di marca si costruisce grazie ai valori si rendono strategici e necessari affinché quell'azienda si posizioni nel panorama competitivo. Quindi la corporate social responsibility e le leve di sostenibilità sono delle leve identitarie legate all'area soft del brand, che sempre di più sarà quello che dovrà essere valorizzato. Io non conosco ad oggi, ma probabilmente quelle quotate in borsa sicuramente, delle aziende non quotate in borsa, meccanica strumentale, che valorizzino il proprio brand a livello di stato patrimoniale, all'attivo patrimoniale, al di là della registrazione del brand. In fondo è un'opportunità mancata. È totalmente un'opportunità mancata, perché se si alza l'attivo patrimoniale le aziende hanno anche più capacità di indebitamento. Si direbbe nel mondo B2B dal perché farlo a perché no. Ecco, mi sembra che oggi sia maturata la svolta. Beh, grazie Andrea, sei stato veramente molto esaustivo, leggeremo il tuo libro con molto interesse. Grazie. Grazie a voi, grazie a Omet.
Andrea Briganti ci ha spiegato tante cose, ci ha spiegato che anticipare il cambiamento conviene, questo perché naturalmente l'impegno civico di impresa, la responsabilità sociale di impresa come viene chiamata, naturalmente è un fenomeno imprescindibile che nasce nelle aziende B2C, ma non può fare a meno naturalmente di pervadere tutta l'economia, comprese anche le imprese B2B. Ma perché questo? Non certamente per dare una sverniciata, no, di verde, o quando si parla per esempio di parità di genere di rosa. In realtà Andrea ci ha spiegato come la responsabilità sociale di impresa nelle sue accezioni più ampie, quelle ambientali, quelle sociali, quelle evidentemente anche economiche, se fanno parte del metabolismo dell'impresa, sono a tutti gli effetti delle leve competitive, perché è un modo per non sprecare le risorse. Questo è un tema interessante proprio perché distingue, no, il tema, se volete, estetico dell'immagine che l'azienda vuole avere pubblicamente dal fatto di competere effettivamente su un nuovo terreno che non è soltanto quello della confidenza del prodotto, magari del dominio tecnologico come è tipico per esempio della meccanica strumentale, ma significa non negarsi i nuovi argomenti che servono per competere, anche perché se non lo fai tu probabilmente lo farà qualcun altro. Ma se sono leve competitive è importante la loro misurabilità ed ecco perché questo si integra così bene anche con la cultura della digitalizzazione che pervade tutta la nostra società e l'economia. Questo ci porta per esempio all'allusione che è stata fatta sulla servitizzazione, che infatti è un nuovo modello di business in cui evidentemente tutto il business che viene fatto nel post vendita diventa attendere più importante dell'oggetto stesso, che in qualche modo può essere più facilmente aggredito, più facilmente imitato. Naturalmente parlare di questo significa parlare di competenze, forse è lì che si crea maggiormente il divario competitivo fra le aziende. Competenze che non sono soltanto di tipo tecnico, questo lo sappiamo, ma anche le nuove competenze, ancora una volta quelle legate proprio all'impegno sociale di impresa. Interessante forse il riferimento che Andrea ha fatto in rapporto al fatto che non bisogna tanto creare l'ufficio della responsabilità sociale d'impresa, no? Come se fosse il Fort Apache in cui si isola in qualche modo quella competenza, ma deve pervadere tutta l'azienda ed ecco perché la vera consapevolezza parte sempre dal top management. Grazie, anche oggi abbiamo veramente fantasticato, abbiamo colto tantissimi spunti e questo è soltanto un nuovo passo del nostro percorso in Home TV. Seguiteci ancora fino alla prossima puntata. Grazie.